Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi vorrei farvi vedere come ho realizzato queste scarpine calzine da neonato. Ho utilizzato un filato abbastanza sottile che ho lavorato con un uncinetto numero 3, quindi vi consiglio di utilizzare lo stesso materiale così da ottenere grosso modo questa misura, perché ovviamente è una taglia unica per neonato, non do altre misure. Iniziamo subito. Allora, inizio facendo il mio cappio. Raccolgo il filo e avvio 16 catenelle. Uno, due, tre. Se siete proprio all'inizio con l'uncinetto e avete qualche difficoltà, vi consiglio di aprire la mia playlist in cui ho raccolto tutti i punti base, vi lascio il link qui e anche nel box qua sotto, in modo da allenarvi magari prima di cominciare il tutorial vero e proprio. 7, arrivo a 16. Ok, avviate le nostre 16 catenelle, andiamo a lavorare 2 maglie alte nella terza catenella. Quindi prendo sul filo, entro nella 1, 2, 3, terza, porto dentro il filo, prendo il filo e passo sotto a 2 maglie di queste qua sull'uncinetto, poi prendo di nuovo sul filo e passo sotto alle altre 2. Un'altra maglia alta sempre lì, quindi riprendo sul filo, rientro nella stessa maglia che era la terza, porto dentro il filo, prendo il filo, passo sotto 2 maglie. Di nuovo, se avete dei dubbi, non sapete come si lavora la maglia alta, controllate sempre nella playlist che vi ho segnalato prima e allenatevi un po' per facilitarvi il lavoro, perché adesso a breve io comincerò ad accelerare per non far diventare il video troppo lungo. Lavoriamo 2 maglie alte anche nella maglia successiva, la quarta, quindi ho preso sul filo, entro nella maglia dopo, porto dentro il filo, prendo il filo, passo sotto le prime 2 maglie, prendo il filo, passo sotto le altre 2. Di nuovo un'altra maglia alta sempre qua dentro, quindi lavoriamo una maglia alta, solo una, nelle 9 maglie successive. Allora, prendo il filo, entro nella maglia dopo e la lavoro. Poi prendo il filo ed entro nella maglia dopo. Vedete, io ero entrata qua, entro nella maglia, cioè nella catenella dopo e lavoro un'altra maglia alta. E sono a 2, arrivo a 9, quindi andate pure avanti, fatene altre 7. A questo punto vi dovrebbero rimanere 3 catenelle, scusate, ve lo potevo dire subito, ma anche nella successiva lavoriamo solo una maglia alta. Fate una maglia alta anche nella maglia successiva, fatela pure. Invece nell'ultima ne facciamo 9. Ok, quindi entro nell'ultima, uno, poi di nuovo entro sempre qua, faccio la seconda e via così arrivate a 9, tutte qua dentro. Quindi siamo messi così, abbiamo fatto questo. Allora adesso proseguiamo lavorando sull'altro lato.
dobbiamo lavorare una maglia alta nelle 10 maglie successive. Siamo messi così. No, intanto prendo sul filo. Noi abbiamo lavorato qua, entriamo subito sotto la maglia successiva. Vedete qui? Ecco. Noi siamo qua, c'è questo nodino, diciamo, d'avvio. Subito dopo il nodino noi passiamo sotto la maglia e lavoriamo una maglia alta. Uno. Di nuovo un'altra nella maglia successiva, quindi entro, ho lavorato questa, entro in quella dopo. Due. Ok, andate avanti così, dovete arrivare a 10, ad averne fatte 10. Quindi facciamo due maglie alte nella maglia successiva, un'altra sempre nella stessa maglia e due nella maglia dopo. Fatele pure. Chiudiamo il giro entrando nella primissima maglia, passando sotto la primissima maglia e facendo una maglia bassissima, quindi semplicemente portiamo dentro il filo e subito portiamo dentro il filo qua. E abbiamo chiuso. Iniziamo un nuovo giro, facciamo una catenella, quindi due mezze maglie alte nella maglia successiva. Quindi prendo sul filo, allora adesso mi trovo qui, quindi entro nella maglia dopo, porto dentro il filo, prendo il filo e passo sotto tutte le maglie che ho sull'uncinetto. Ne faccio un'altra, prendo il filo, entro sempre qua nella stessa maglia, porto dentro il filo, prendo il filo e passo sotto tutte e tre le maglie che ho sull'uncinetto. Faccio due mezze maglie alte anche nella maglia successiva. Quindi ho preso sul filo, passo sotto la maglia, faccio passare il filo e passo sotto a tutte. Una seconda, sempre qua. Ok. Adesso lavoriamo una mezza maglia alta nelle 10 maglie successive. Ve ne faccio vedere solo un'altra, entro nella maglia dopo. Faccio una mezza maglia alta. Ok, fatene altre 9, una per maglia. Ok, quindi facciamo due mezze maglie alte all'interno della stessa maglia per 10 volte. Quindi entro nella maglia successiva. 1. Ne faccio un'altra, sempre qua. 2 e fate la stessa cosa anche nelle 9 maglie successive, lavorate due mezze maglie alte in ciascuna, fate pure. Ok, quindi lavoriamo una mezza maglia alta nelle 12 maglie successive, quindi entro in quella dopo. 1, poi in quella dopo. 2, avanti così, ne facciamo 12 in totale. Ok, quindi facciamo due mezze maglie alte nella maglia successiva, ne faccio un'altra sempre qui e ne fate due anche in quella dopo. Concludiamo il giro con una maglia bassissima nella maglia successiva. E anche questo giro è terminato. Il giro successivo facciamo una catenella,
Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa nella maglia successiva, ma invece che passare sotto l'intera maglia così, come faremo di solito, insomma come si fa di solito, passiamo in mezzo alla maglia qui dentro e prendiamo solo, passiamo sotto solamente al, chiamiamolo, filo più esterno. Per il resto si lavora una maglia bassa normale. Scusate, ma c'è una luce. Allora prendo il filo, passo sotto la prima maglia, poi riprendo il filo e passo sotto le due maglie che ho sull'uncinetto. Un attimo che provo a spostarmi. Quindi andiamo avanti, dobbiamo fare tutto il giro così. Passiamo sotto la maglia successiva, ma sempre passando dal centro, quindi recuperiamo solo il filo più esterno, facciamo passare dentro il filo, prendiamo il filo e passiamo sotto alle due maglie che abbiamo sull'uncinetto. E abbiamo fatto la seconda maglia bassa. Di nuovo passiamo in mezzo alla maglia successiva, portiamo dentro il filo, prendiamo il filo e passiamo sotto le due maglie. Vi faccio vedere l'ultima, che è la quarta. Ok, completiamo tutto il giro così. A questo punto dovreste avere una cinquantina di maglie. Io ne ho 52 per l'esattezza, quindi fate tutto il giro di maglie basse e concludiamo chiudendo il giro, ve lo faccio già vedere, facendo la solita maglia bassissima, quindi passando sotto alla prima maglia e facendo una maglia bassissima. Fate pure il giro. Ok, giro successivo facciamo una catenella e poi il giro è uguale praticamente, solo che di nuovo torniamo a passare sotto l'intera maglia, non più solo sotto al filo posteriore, e lavoriamo la nostra maglia bassa. 1, quindi una maglia bassa in ciascuna maglia, entro in quella dopo, 2. Ok, quindi fate pure una maglia bassa per ciascuna maglia. Ok, e terminiamo con una maglia bassissima, quindi entriamo nella, passiamo sotto la primissima maglia e facciamo una maglia bassissima. Il giro successivo è uguale, quindi una catenella, poi una maglia bassa in ciascuna maglia, quindi passo sotto alla maglia e faccio la maglia bassa. 1, vado nella maglia successiva, 2 e via così, fate tutto il giro. Di nuovo finiamo il giro facendo una maglia bassissima, quindi passiamo sotto alla primissima maglia e facciamo una maglia bassissima. Ok, facciamo un ultimo giro nello stesso modo, quindi catenella, una maglia bassa in ciascuna maglia e una maglia bassissima per chiudere. Fatelo pure, dopo cominciamo a diminuire. Ok, adesso iniziamo a fare delle diminuzioni. Allora, prima si inizia nello stesso modo, quindi una catenella e 19 maglie basse, quindi una per ciascuna maglia, quindi entro nella maglia dopo e faccio una maglia bassa, 1, poi ancora una maglia bassa sotto la maglia successiva, 2, ne fate appunto 19 in totale. Ok, quindi facciamo 7 diminuzioni di maglie basse. Dunque, per regolarvi nel caso a voi risultassero più o meno di 52 maglie, può capitare, se si differenzia di poco non è un grosso problema, diciamo che dobbiamo diminuire, allora io adesso ho lavorato queste maglie, dobbiamo diminuire qui nella curva, ok? Quindi
regolatevi in questo modo. Io dopo di là dovrò lavorare altre 19 maglie basse, quindi è importante che le diminuzioni siano centrali qua. Quindi per diminuire passo sotto alla maglia successiva e porto dentro il filo, poi passo sotto alla maglia dopo e porto dentro il filo, quindi prendo il filo e passo sotto tutte e tre le maglie e ho fatto una diminuzione. Di nuovo passo sotto alla maglia dopo, porto dentro il filo, passo sotto alla maglia dopo, porto dentro il filo, prendo il filo e passo sotto tutte. 2, ve ne faccio vedere un'altra, passo sotto alla maglia dopo, porto dentro il filo, passo sotto alla maglia dopo e porto dentro il filo, prendo il filo e passo sotto tutte e siamo a 3. Dobbiamo arrivare a 7, quindi facciamone altre 4. Ok, fatte le diminuzioni, come vi dicevo, riprendiamo con le nostre maglie basse. E appunto, io ne ho 19, grosso modo dovreste averne così anche voi. 2, arrivo a 19 e come sempre concludo il giro con una maglia bassissima. Fate pure. Ok, siamo messi così. Il giro dopo è molto semplice. Basta fare una catenella, una maglia bassa in tutte le maglie, e via così in tutte. Fate pure tutto il giro e concludete con la solita maglia bassissima. Allora, per questo nuovo giro vi dico prima come procederemo, così magari contate esattamente quante maglie avete e vi regolate meglio su come procedere. Dunque, adesso io dovrò lavorare 16 maglie basse, quindi quasi tutto il lato. Poi faremo 3 diminuzioni. Le due maglie centrali non le diminuiamo, le lavoriamo normalmente. Facciamo altre 3 diminuzioni. Poi ho di nuovo 16 maglie basse, quindi contate quante maglie avete, così da vedere se anche per voi torna questo conto qua. Altrimenti lavorate più o meno maglie basse lungo i lati a seconda di quante maglie avete. Quindi mantenete, voi sapete che quando arrivate qua avete 3 diminuzioni da fare, 2 maglie da lavorare normalmente e altre 3 diminuzioni. Le restanti maglie sui lati si lavoreranno normalmente a maglia bassa. Adesso comunque vi faccio vedere, voi contate le vostre maglie così da regolarvi e adesso vediamo appunto in pratica come si lavora questo giro. Allora, prima faccio una catenella, poi lavoro appunto 16 maglie basse, passo sotto alla prima maglia, uno, passo sotto alla maglia successiva, 2, via così, arrivo fino a 16. Ok, quindi facciamo 3 diminuzioni, ma 3 diminuzioni di mezze maglie alte. Quindi vi faccio vedere come si fa. Si prende sul filo, si entra nella maglia, così, si riprende sul filo, si entra nella maglia dopo. A questo punto ho 5 fili, 5 maglie sull'uncinetto, prendo il filo e passo sotto a tutte e ho diminuito. Ve lo faccio vedere un'altra volta, prendo il filo, passo sotto alla maglia successiva, di nuovo prendo il filo, passo sotto alla maglia successiva, ho 5 maglie sull'uncinetto, prendo il filo e passo sotto a tutte. Fatelo un'altra volta. Ok, quindi lavoriamo una mezza maglia alta. Siamo più o meno a metà, no, più o meno, siamo a metà lavoro.
quindi queste due maglie centrali le lavoriamo normalmente, lavoriamo un'altra mezza maglia alta nella maglia dopo, quindi altre tre diminuzioni di mezze maglie alte. Prendiamo il filo, passiamo sotto la maglia successiva, di nuovo prendiamo il filo, passiamo sotto alla maglia successiva e con 5 maglie sull'uncinetto passiamo sotto tutte. Fate pure altre due diminuzioni e poi, come abbiamo fatto sull'altro lato, 16 maglie basse, una per ciascuna maglia. Fate pure e in questo modo completiamo il giro. Io alla fine non faccio nessuna maglia bassissima, quindi termino con le 16 maglie basse. Il giro successivo è semplicissimo, dobbiamo fare semplicemente una catenella e poi una mezza maglia alta sotto ciascuna maglia. Quindi così fate pure tutto il giro, una mezza maglia alta per ogni maglia. Giro successivo, altrettanto semplice, facciamo una catenella e una maglia bassa questa volta in ciascuna maglia. Uno, due e così via in tutte le maglie, fate pure il giro. Allora, prima di iniziare il nuovo giro, vi invito a contare quante maglie avete. Io al momento ne ho 35. Se ne avete un numero leggermente minore o maggiore, certo dovrebbe essere un numero comunque di poco diverso dal mio, ad ogni modo, se è un po' diverso, aspettate a lavorarlo, guardate cosa faccio io, prendete nota dei passaggi o scrivetevi il minuto così da poter tornare indietro. E vi darò durante la lavorazione le dritte su cosa fare se avete un numero di maglie leggermente diverso. Se invece ne avete 35 anche voi, potete seguirmi tranquillamente. Allora, si inizia facendo una catenella, quindi 7 mezze maglie alte. Ok, ne faccio altre 6. Ecco, qui se avete un numero di maglie maggiore o minore rispetto al mio, questo è un punto in cui potreste lavorare una maglia in più o in meno. Quindi facciamo una diminuzione di mezze maglie alte, come abbiamo fatto prima. Riprendo sul filo, entro in quella dopo, ho 5 maglie sull'uncinetto, e passo sotto tutte. Quindi lavoriamo due mezze maglie alte, una nella maglia dopo e una nella maglia dopo. Quindi un'altra diminuzione, sempre di mezze maglie alte. E poi 8 mezze maglie alte. Anche questo è un punto in cui, se avete più o meno maglie, potete giostrarvi lavorandone una in più o una in meno, a seconda della vostra situazione. Se invece avevate 35 maglie totali, potete lavorare 8 mezze maglie alte. Fate pure. Ok, quindi facciamo una diminuzione di mezze maglie alte. Due mezze maglie alte, una nella maglia dopo e una nella maglia dopo, un'altra diminuzione
poi facciamo 8 mezze maglie alte, oppure il numero che vi occorre per chiudere il giro, e terminiamo il giro, fate pure. Ok, a questo punto il di più è veramente fatto, non ci resta altro che fare dei giri solamente di maglie basse per creare il bordino, se vogliamo chiamarlo così, insomma per alzare un po' la scarpina e poter poi fare il risvoltino. Allora, io ho lavorato nell'altra scarpina e quindi farò uguale anche in questa, sto per lavorare 11 giri di maglie basse. Adesso li faccio, poi vi faccio vedere che cosa salta fuori, così vi regolate anche voi se è il caso di lavorarne uno in più, uno in meno, e poi si va anche molto a gusto, ovviamente se volete una scarpina ancora più alta, una calzetta più alta, potete lavorare più giri. Non faccio né la catenella all'inizio né la maglia bassissima alla fine, lavoro semplicemente una maglia bassa sotto ciascuna maglia. Quindi fate pure, come vi dicevo, io vado a lavorare 11 giri e poi vi faccio vedere il risultato finale. A più tardi! Ecco, questo è il risultato finale. Vedete, è molto alta. Volendo la potete anche lasciare così se vi piace, ma io ho intenzione poi di lasciare piegata la parte superiore, così che si crei questo bordino che a me piace di più, però ovviamente voi potete anche lasciarlo sollevato. Tra l'altro mi stavo dimenticando di filmare l'ultima parte, ho già tagliato il filo e semplicemente lo faccio passare qui in mezzo e tiro per chiudere tutto qua. Ok, adesso passiamo al fiocchetto. Per il fiocco io ho preso una lana bianca che lavoro con un uncinetto 1,5, quindi un pochino più piccolo. Vado ad avviare 8 catenelle. Arrivo a 8. Quindi lavoro una maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto, 1, 2, 3, questa, una maglia alta, quindi una maglia bassa nella catenella successiva, questa qui. Faccio una maglia bassa, una maglia bassissima nella catenella dopo, una maglia bassissima anche nella catenella dopo. Quindi una maglia bassa nella catenella dopo, e nell'ultima catenella una maglia alta. Quindi 2 catenelle, giro il lavoro in questo modo e vado a fare una maglia alta sotto la prima maglia. Quindi qui ho le 2 catenelle, sotto alla prima, qua sul bordo, vado a lavorare una maglia alta. In quella dopo una maglia bassa, in
in quella dopo una maglia bassissima, anche nella catenella dopo ho fatto una maglia bassissima, quindi nella catenella dopo una maglia bassa. E in quella dopo una maglia alta. Ok, caviamo l'uncinetto, tagliamo il filo tenendone un po', cioè tenendo una coda abbastanza lunga, perché dovremo andare ad arrotolare un pochino di filo in centro per terminare il nostro fiocco e utilizzeremo lo stesso nastro anche per fare la cucitura alla scarpina. Ecco, sarebbe meglio insomma avere un unico filo, quindi state un po' lunghi, io sto abbondante, tanto se è di più non è un problema. Allora, io ho già infilato l'ago nel filo, lo passo qui. Ovviamente questo si può fare anche senza ago, ma ho fatto per velocizzare un po' la ripresa. E chiudo, formo il mio nodino. Quindi nella parte che decido è la parte dietro del fiocco, faccio passare il filo per portarlo verso il centro. Faccio questo lavoro, arrivo verso il centro, così, arrotolo, faccio qualche giro di filo attorno al nastro, al fiocchetto. Quindi faccio un giro, stringo un pochino, 1, 2, 3, 4, valutate voi insomma come vi piace. Ok, quando ritenete di aver fatto abbastanza giri, io faccio così nella parte dietro, passo il filo sotto e lo ripasso per fermare. Ok, e adesso posso cucirlo alla scarpina. Lo voglio posizionare qua. Quindi più o meno centrale faccio passare l'ago. Do un paio di punti di cucitura. Penso sia sufficiente, tanto non si stacca. Quindi faccio un nodino qua dietro. Così ne faccio un altro per sicurezza e poi taglio il filo. E voilà, le nostre scarpine e calzine sono terminate. Io le trovo deliziose, mi piacciono troppo. Fatemi sapere se anche a voi sono piaciute, se avete riscontrato problemi particolari. Ovviamente lasciatemi un commento, chiedete, scrivete qua sotto. E basta, grazie per aver guardato il tutorial. Se vi va potete mettere mi piace al video e ovviamente iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie ancora e ci vediamo presto. Ciao!